Salve a tutti, anime colorate, e benvenute in questo nuovo video. True Colors è la canzone che dà il nome al mio canale e da cui deriva il nuovo saluto utilizzato di recente. Mi piace pensare che True Colors parli di inclusività. E di inclusività parleremo oggi. Se vedete i miei video da un po', saprete che ho già parlato di DDL Zan. Non ne ho parlato a favore, non ne ho parlato nemmeno contro. Ne ho parlato semplicemente con lo spirito critico di qualcosa che non è stato applicato perché è stato affossato per l'ennesima volta con annessi festeggiamenti in aula. Il fatto che io non abbia preso posizione, torno a ripetere, non significa che io sia contrario. Ma i suoi effetti non li sapremo ancora. Perché? Perché ancora una volta ha vinto un pensiero conservatore superato, non in linea con i tempi che stiamo vivendo. Visto che ci sono, vorrei spendere due parole riguardanti le solite guerre tra poveri, che non fanno altro che dividere il paese e fare la gioia dei nostri politici. Le pagine LGBT+ non hanno speso, o almeno non sempre, se le hanno spese, me le sono perse, parole nei confronti del fatto che il DDL Zan non si proponeva di tutelare solo le discriminazioni a sfondo sessuale o inerenti l'identità di genere, bensì aveva anche una menzione riguardante la disabilità, quindi l'abilismo, che è la discriminazione nei confronti di qualsiasi disabilità, la misoginia, ossia la discriminazione del genere femminile. Diciamo che ognuno ha tirato un po' l'acqua al suo mulino. Da persona disabile e da membro della comunità LGBTQ+, nella fattispecie uomo gay, cisgender, che per gli ignoranti significa che sta bene nel suo corpo e non il suo e il suo aspetto fisico coincide con ciò che sente di essere. Dico che ci sono ancora passi da fare nei confronti dell'inclusività, che le pagine LGBTQ+ avrebbero dovuto parlare anche di donne e anche di persone disabili. Le pagine inerenti alla disabilità, con cui mi sono anche scontrato, si sono lamentate del fatto che si parlasse soltanto della comunità LGBTQ+. Beh, vi faccio un annuncio. Ci sono persone che sono sia parte della comunità LGBTQ+, sia parte della comunità disabile. Magari non tutti hanno fatto coming out, ma sappiamo benissimo che il coming out è un percorso personale che non si può forzare, che non si può obbligare, e soprattutto molte volte è un percorso condizionato dalla società. Se la società in primis non prende una posizione netta sul fatto che ad esempio le persone disabili possano avere una identità sessuale o di genere diversa dal cisgenderismo eterosessuale, come pretendiamo che si facciano vedere se non gli diamo in primis voce? Come al solito, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, divisione su divisione, classi su classi, categorie su categorie. Anche questo video, anche se non viene da un grande canale, probabilmente sarà poco visto. Ed è qui che entrate in gioco voi. Se avete visto questo video fino alla fine, vi chiedo di condividerlo. Non vi faccio le solite premesse sulla monetizzazione, perché quello che mi interessa, mano sul cuore, è che questo video arrivi. Questo video deve arrivare. Se io vedrò le solite 50 visualizzazioni, vuol dire che ancora non c'è interesse nei confronti di questi argomenti. Non mi interessa dei soldi per questo video. Mi interessa far sentire la nostra voce,
noi esistiamo, che vi piaccia oppure no. Continuare a fare divisioni su divisioni, specialmente in pagine sulla disabilità, che quindi sanno cos'è la discriminazione, è una vergogna. Ed è una vergogna anche i commenti di quelli che vi danno ragione. Non farò nomi perché sinceramente non ho soldi da spendere in azioni legali, però chi vuole capire ha capito, perché fin tanto che questo decreto non passa, non sapremo mai la sua effettiva validità. E quelli che dicono il DDL Zanno no. Allora, cominciamo a far partire le azioni legali ogni volta che una donna, una persona disabile, una persona della comunità LGBTQ+, oppure qualcuno che tutte e tre le cose insieme viene discriminata, forse a quel punto non ci sarà più bisogno di una legge. Chissà, questa è una mia ipotesi da ignorante quale sono. Ma fino ad allora, la giornata di ieri sarà una sconfitta. Arrivederci a tutti.